Palazzo della provincia di Chieti, il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ha concluso qui il suo tour abruzzese, ma tornerà nel prossimo weekend e il 5 marzo sarà a Pescara, sullo stesso palco di Tajani e Meloni, con i quali ha detto c'è massima armonia, però la squadra non andava cambiata in Sardegna. Questo sembra voler dire con le sue dichiarazioni il vice premier, che è convinto in Abruzzo arriverà una vittoria. Lei aveva detto squadra che vince non si cambia, in Sardegna la squadra è cambiata e si è perso, mentre qui a questo punto è stata fatta la scelta giusta per lei. Sì, e non vedo l'ora che arrivi il 10 marzo, perché è il giorno dopo il mio compleanno e conto di festeggiarlo bene. Qua c'è un centrodestra compatto che si ripresenta dopo 5 anni di buon lavoro. C'è una Lega forte, vivace, che sicuramente supererà la doppia cifra. E quindi in Sardegna si è perso dopo 5 vittorie consecutive. E a volte una sconfitta ti serve per capire come lavorare di più e meglio. Abruzzo per riscattare la Sardegna? No. La Sardegna è la Sardegna, l'Abruzzo è l'Abruzzo, non sono voti nazionali, sono voti per i sardi e per gli abruzzesi. Quindi leggevo che qualcuno che ha vinto in Sardegna vuole venire a fare campagna elettorale in Abruzzo, non conosce gli abruzzesi. È gente che non ha bisogno di avere qualcuno che arriva da fuori per spiegargli come si sta al mondo. Quindi gli abruzzesi sono persone assolutamente pragmatiche che riconoscono il lavoro fatto e sono assolutamente fiducioso del fatto che fra 10 giorni qua si vince e si vince bene.